Una piazza rossa gremita e a festa con le bandiere della Russia per celebrare i 10 anni della riunificazione della Crimea, ma anche il suo trionfo alle elezioni. Vladimir Putin è salito sul palco del concerto e ha tenuto un discorso iniziando col saluto agli altri candidati alle presidenziali dichiarate illegittime dalle potenze occidentali. Только что я встречался с коллегами, которые прошли. Ho appena incontrato i miei colleghi che hanno seguito la propria strada nella campagna elettorale. È stata una sorpresa per loro. Abbiamo approcci diversi per raggiungere i nostri obiettivi nazionali, ma abbiamo una patria ed eccoli qui, ha detto Putin. Il concerto segna anche il 10° anniversario dell'annessione formale della Crimea da parte della Russia, con Putin che ha celebrato il nuovo collegamento ferroviario nelle aree dell'Ucraina conquistata dalle forze russe. Il presidente Putin poi si è rivolto ai cittadini del Donbass. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлено. La Crimea non è solo un territorio strategicamente importante, non è solo la sua storia e le nostre tradizioni e l'orgoglio della Russia. La Crimea è prima di tutto la sua gente. Il loro percorso verso la patria si è rivelato difficile e tragico, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Adesso sviluppiamo un nuovo e andiamo avanti insieme, mano nella mano, ha concluso Putin. La sua vittoria, stando agli analisti internazionali, rafforzerà ulteriormente la sua presa sulla Russia, dove il dissenso non è più tollerato a causa di una repressione in rapida accelerazione.